bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di 10 prodotti che compro sempre. È una rubrica che dovrei proporre più spesso perché ce ne sono tanti prodotti che ricompro negli anni, nel tempo, e se un prodotto lo ricompro almeno 2 volte vuol dire che mi è piaciuto molto perché io amo cambiare. Mi piace comunque provare tanti prodotti e quindi se un prodotto lo ricompro più volte sicuramente è un prodotto top per quanto mi riguarda. Quindi questa rubrica ve la riproporrò ogni tanto e quindi partiamo subito con la carrellata di prodotti. Prima però vi volevo ricordare, se questo video vi è piaciuto e quindi vorreste che ne facessi altri di questo tipo in futuro, mi raccomando, lasciate il like, iscrivetevi al canale, qua sotto trovate il link proprio per iscrivervi. Partiamo. Allora, partiamo sicuramente da un prodotto che compro e ricompro da anni in varie versioni, diciamo così. Sto parlando della lotion di Melvita. Io in particolare ho provato sicuramente questa, l'ho comprata più volte, l'acqua straordinaria di rose, questa che amo moltissimo. Sapete che Melvita è un brand che utilizzo molto, veramente da svariati anni. Sicuramente tra tutti i prodotti, a parte i tonici, anche potevo anche inserire quelli, c'è la lotion serum rimpolpante. Quindi è un prodotto che contiene acido ialuronico e poi in questo caso contiene la rosa damascena. È un prodotto biocertificato, questo lo trovate anche da Tigotà, in quelli magari un po' più grandi. E poi si è aggiunto questo che è l'acqua straordinaria di Giglio, che ha un'azione illuminante. E sinceramente ve le consiglio sicuramente da tanto tempo, da anni, anni, anni. Qua sotto nell'info box ovviamente trovate tutti i link e tutti i prodotti citati. Quindi questo è rimpolpante, questo è illuminante, sono due prodotti che nella mia skincare routine non mancano mai e ve li consiglio, quindi anche questi li compro e li ricompro. Un prodotto che compro da tantissimi anni è lui, lo sapete, ve ne parlo da almeno 10 anni, e se non di più, ed è il tonico alle due rose di Natura Equa. Questo è un mai più senza, è un must have. Ora piano piano lo sto per terminare, ma tra un po' lo ricomprerò, voglio dire, non è che posso stare troppo tempo senza. Mi piace perché è un tonico idratante, illuminante, contiene appunto le due rose. Sapete che io impazzisco per i tonici alla rosa, secondo me hanno una bella azione sul tipo della mia pelle, diciamo, una pelle comunque abbastanza secca e comunque matura. E quindi insomma ha un bel effetto idratante, illuminante, riequilibrante anche, come dice appunto, come riporta qui sulla confezione. Questo costa 10 euro, è un prodotto biocertificato, ha un PAO di 6 mesi e sono esattamente 250 ml, vi durerà anche di più in teoria. Poi lasciamo un attimo i prodotti bio da parte, passiamo a un'acqua micellare che compro anche questa da svariati anni, anche questa in varie versioni, possiamo dire, sia la versione col famoso tappo rosa che ora non ho, e sia quelle nuove. Questa è proprio la più recente, l'acqua micellare illuminante, l'acqua di rose, che pare essere quasi introvabile. Non mi ricordo dove l'avevo trovata, forse da Lilla Po, non mi ricordo, l'avevo detto nel video, ma in questo momento non me lo ricordo. Comunque vi lascio qua sotto dove poterla trovare. Forse la Tigotà adesso magari c'è, o d'acqua e sapone, forse l'avevo presa d'acqua e sapone. Sì, mi sembra di sì. Strucca, deterge e illumina senza risciacquo, ma noi sappiamo che assolutamente no, dobbiamo risciacquare con un detergente. Questa è arricchita con acqua di rose, azione illuminante. Viso, occhi e labbra, sono sincera, la utilizzo sempre solo sul viso, tutti i tipi di acque micellari, posso provare anche a passarla sugli occhi, ma io utilizzo sempre un bifasico, sapete ormai, quindi non vi so dire sugli occhi se brucia, se dà fastidio o meno. Questo è il classico formato maxi da 400 ml, qui vedo che il PAO è di 6 mesi, pur non essendo un prodotto bio, e mi piace molto anche questa versione.
ma in genere sono prodotti, insomma, è un tipo di prodotto che amo e lo trovate nella grande distribuzione. Scusate, ma ogni tanto va via la... non riesco a vedere cosa sta registrando. Poi cambiamo un po', passiamo ai capelli. Allora, sicuramente ci sono tante linee che negli anni io ho acquistato, ma sicuramente una linea che compro da tempo e comprerò per lungo tempo è la linea PH Bio. Ora ho preso questi due shampoo che sono appunto quelli che sto utilizzando, che sto alternando di PH Bio. Sto parlando della linea fantastica di PH Bio che troviamo sia da Lidl, io la vedo anche alla Ecom e basta direi. Sì. Ah no, e al DEM, PH Bio anche al DEM. E sono due, allora il mio shampoo preferito è questo, Miglio e Avena. Questo è uno shampoo perfetto. Qui dice per lavaggi frequenti, ma anche per se avete i capelli secchi è perfetto perché non, anzi, ve li va proprio a idratare. E questo è quello al cocco, ristrutturante nutriente, che mi piace tantissimo. Anche questo, se avete i capelli secchi, se poi adesso andate al mare, i capelli comunque si disidratano, sono due shampoo fantastici e anche low cost. Ho comprato quello alla mela verde, quello è un po' una new entry, però questi due sono quelli che compro e ricompro sempre. Poi ho parlato prima di bifasico, un bifasico, ce ne sono diverse a dire il vero di struccanti bifasici che ho comprato negli anni, eh? Quindi in questo video inserisco questo che ora è stato riformulato ma l'ho comprato per tantissimi anni. Sto parlando dello struccante bifasico di Sephora, l'hanno appunto riformulato, questa è all'acqua floreale di Fiordaliso, faccio vedere da vicino. Alla classica formula bifasica, quindi quella acquosa e poi quella appunto che si miscela ed è strucca bene. È vero che è stata riformulata ed è vero che quella precedente era ancora migliore. Non so perché la riformulano e poi peggiorano un pochino. Mi trovo bene, però devo insistere un po' per struccare. Qui dice strucco waterproof, sì, insistendo molto, sì. Comunque è un prodotto che ho sempre ricomprato come struccante bifasico, ripeto, ce ne sono altri, ma magari insomma, in una nuova rubrica poi ve ne parlerò. Un altro prodotto che ricompro negli anni, soprattutto in estate, e che ha sempre cambiato un po' packaging, è lui, ed è il docciaschiuma Monoi di Yves Rocher. Questa è l'ultima versione, ma ogni anno cambia veste. Io ne avevo ancora uno che avete visto forse nei terminati, piccolino. Ho anche quello dell'anno scorso che era grande, ma aveva un altro pack, comunque un'altra immagine. E è senza solfati, c'è scritto. Quest'anno, insomma, è un po' cambiato, 100% plastica riciclabile. Insomma, Yves Rocher si sta piano piano da tempo, a dire il vero, avvicinando, comunque insomma, aiutando l'ambiente con i suoi pack, non solo questo, ma anche altri. E questo mi piace sempre tanto, quindi ogni volta lo compro perché rappresenta proprio l'estate. E quindi anche questo è un mai più senza e che mi piace proprio ricomprare. È un po' come se fosse una tradizione. Poi un altro prodotto, questa volta per il viso, che compro da, io potrei dire, ho anche una data da fornirvi, ebbene sì, 2007, quindi sono 13 anni che io utilizzo questa crema, non questa in particolare ovviamente, ma avete capito, sto parlando della Moisture Surge di Clinique. Per me è una crema perfetta. Innanzitutto io ho la pelle secca, come vi dicevo, tendenzialmente secca, ma anche di un po' disidratata, quindi devo curare anche quell'aspetto. E questa è perfetta. È perfetta anche per le pelli ovviamente normali, per le pelli miste, soprattutto in estate, perché è un gel crema. Ora comunque ci sono varie
versioni di questa crema. Questa è una crema in gel, leggerissima, piacevolissima, si assorbe, rimpolpa molto la pelle, io la adoro. La utilizzo alla sera, mi piace tanto, l'alterno magari anche a qualche altra crema che ho in utilizzo e per me è un mai più senza. Questa è una versione classica che non è facilissima da trovare, è la versione classica. Però adesso c'è quella da 72 ore, comunque insomma sicuramente è quella nuova e migliorativa. Questa non può mancare a casa mia, la utilizzo soprattutto in estate, primavera, estate, ma capita sovente di utilizzarla anche sicuramente in autunno, forse in inverno magari meno, però è un prodotto che amo pazzamente. Non vi ho ancora parlato del mio prodotto come categoria, diciamo, preferito. Sto parlando del siero, un siero che ricompro ogni anno e voi lo sapete, ne siete testimoni, è il siero di Caudalie. Questo è il vino Source, scusate, il vino Perfect, scusate, ho sbagliato linea, è il vino Perfect ed è il siero luminosità e antimacchie per eccellenza. Scusate, ma è andato via completamente il sole. No, ma mi vedete, sì. È venuto brutto, all'improvviso è venuto brutto tempo. Comunque, stavo dicendo, questo è il siero che ricompro ogni anno. Perché non posso vivere senza. L'utilizzo in estate sotto il solare o sotto la crema da giorno, come sapete già, perché protegge la pelle da future macchie e poi continuo a utilizzarlo anche in autunno per migliorare eventualmente qualche macchiolina, soprattutto le lentiggini che comunque mi escono fuori appena vado al mare, mi escono fuori un po' di lentiggini, quindi non macchie proprio. Ovviamente lui mi aiuta molto e piano piano le schiarisce, quindi poi io in inverno non ho più quasi nulla, diciamo, mi escono fuori, faccio vedere, avvicino pochino, vedete? Non so se le vedete, mi sono leggermente truccata, comunque mi escono fuori queste lentiggini che poi sono delle macchioline, diciamo così. E questo veramente lo adoro, per me è top e quindi ogni estate lo compro, infatti l'ho comprato a maggio, mi sembra, e quindi perfetto. Poi un altro prodotto, ora parliamo della zona perioculare, che è una zona che curo molto perché è una zona che si segna con facilità, un po' come il contorno labbra, ma forse il contorno occhio ancora prima, quindi l'ho sempre curato molto. E un contorno occhi che ho comprato più volte, uno dei tanti perché in realtà ce ne sono tanti, ma questo l'ho comprato almeno 4 volte, è questo del dottor Konopka, dottor Konopkas, ce la posso fare, si chiama Eye Cream, tra l'altro sento che non ce n'è praticamente più, è un maxi formato perché è da 20 ml, quindi è un po' di più rispetto al classico formato. Delle creme contorno occhi che sono da 15 ml, lo adoro. È una crema contorno occhi rigenerante, quindi rigenera la zona perioculare. È idratante, ma non è pesante. Mi piace tantissimo. La utilizzo in genere la sera, ma può capitare ovviamente di utilizzarla anche al mattino. È una bella crema. A volte ne metto uno strato un po' più spesso, faccio quasi una maschera, quasi un impacco, lo lascio agire e poi tolgo l'eccesso e lascio agire quello che rimane, ecco. E ha un costo molto basso, molto esiguo, è molto concentrato. Ecco, un contorno occhi estremamente concentrato. Poi i prodotti del dottor Konopkas, non so se li conoscete, ma tutti quelli che ho provato sono eccezionali e quindi insomma, ve li consiglio e ve li ho consigliati già. Sto parlando di un prodotto biocertificato, non so se ve l'avevo detto, BDH, sì, è un prodotto vegan. E ottimo, termino perché direi che ho parlato già di 9 prodotti. Facciamo fare il conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, aspettate, ho perso un pezzo. Infatti, 9. Ultimo prodotto di cui voglio parlare sono delle maschere in tessuto che compro e ricompro da svariati anni. Non sono mai stata una grande fan delle maschere in tessuto, però devo dire che quest'anno
genere le faccio d'estate, ma quest'anno ne sto facendo tantissime. E quelle che compro e ricompro sono quelle di Garnier Skin Active, perché secondo me sono le migliori sul mercato. Sono quelle che mi danno un bel effetto, quasi come se utilizzassi una maschera in crema, che sono appunto le mie predilette. Mi danno proprio un effetto immediato, ma anche un po' duraturo. La pelle è comunque bella idratata, compatta e le adoro. La mia preferita è questa, la Hydra Bomb. Maschera idratante, super idratante, energizzante, questa azzurra da tenere in posa 15-20 minuti. Di queste proprio non mancano mai a casa mia. Poi c'è anche la versione calmante, lenitiva, perfetta proprio anche in estate, perché io la pelle è anche un po' sensibile e quindi la devo un po' lenire, soprattutto quando torno dal mare, ma non solo, comunque col caldo a volte si arrossa, insomma, e questa è perfetta. Anche questa la tengo in posa qui 15-20 minuti. È molto rinfrescante oltre che lenitiva. Ora qui ne avevo prese altre due che sono altre due versioni, insomma, sono sempre loro, Garnier Skin Active, e questa è quella rimpolpante e questa è sempre quella calmante, ma nella versione hanno fatto diverse versioni, non so se l'avete viste. Comunque di Garnier ce ne sono tantissime, ma in assoluto queste sono quelle che ho utilizzato maggiormente, che ho comprato nel corso degli anni. Bene, questi erano i miei primi 10 prodotti che ricompro sempre. Fatemi sapere quali sono i vostri qua sotto, vi aspetto nei commenti perché mi piace tantissimo poi rispondere ai vostri commenti. Ormai vi riconosco, ormai insomma fate parte della mia vita, posso dire, perché ormai riconosco i nick, con alcuni mi scrivo poi privatamente su Instagram, quindi in direct. C'è qualcuno di voi che mi manda anche una mail, insomma, con alcuni poi ci sentiamo da anni, ci siamo anche scambiati il cellulare, insomma, si crea proprio un bellissimo rapporto e quindi io vi volevo ringraziare anche i nuovi iscritti che stanno crescendo sempre più. Vi abbraccio e ci vediamo venerdì, ve lo dico già, con la Vale e il video a tutto bio. Ciao!